tempi per ragioni di contenimento ovviamente del Covid. Io non ho problemi. Do il benvenuto alla dottoressa Raffa, procuratore aggiunto che è qui con noi, e al signor generale Ferra, comandante dei carabinieri per la tutela ambientale, che è qui con noi oggi per questa conferenza stampa, per questa divulgazione di notizie su un'operazione che è stata condotta nel corso della notte dai carabinieri del 9 del comando provinciale di Messina, che ha portato all'arresto di numerose persone, perquisizioni, esecuzioni per perquisizioni, per reati, reato associativo, reati in materia ambientale. Si tratta di un'attività che è scaturita dall'integrazione, dalla collaborazione dell'arma territoriale, in particolare la compagnia di Carolina e la stazione di Giardini Naxos con i reparti speciali, perché da qui è partito l'approfondimento investigativo che ha curato il NOE, quale è il componente specialistica dell'arma nel settore, con la collaborazione anche della sezione di polizia giudiziaria del Carabinieri presso la Procura della Repubblica di Messina. Non entro in dettaglio, cedo subito la parola alla dottoressa Raffa che illustrerà i contenuti di questa Grazie, io ringrazio il mondo provinciale, ringrazio il NOE che mi ha rappresentato oggi, il NOE di Catania, che ha svolto un'indagine particolarmente complessa, ampia e a mio avviso di rilevanza anche anche sociale. Come spesso accade, si era partiti da investigazioni che riguardavano un altro aspetto, cioè il problema ambientale di natura idrogeologica, cioè i continui sradicamenti del torrente San Giovanni dei Toiati, che noi conosciamo, il territorio che conosciamo per essere particolarmente tormentato. Si è avuto così modo di accertare che in una zona di incluvio sul torrente San Giovanni vi era uno stabilimento in zona agricola, vi era uno stabilimento che gestiva rifiuti. E la società era stata individuata in Ecofici, che poi è quella che dà il nome all'operazione. E la società che operava, facendo capo Sandro Venerino e i suoi familiari, che operava con due tipi di autorizzazioni, entrambe illegittime, una in regime speciale che era falsa perché basata su una falsa rappresentazione di fatti, dei fatti della realtà territoriale, perché mai un insediamento industriale sarebbe potuto essere realizzato in quei luoghi, e un regime ordinario illegittima perché priva della valutazione di impatto ambientale. E sotto l'usbergo di due autorizzazioni, con un regime assolutamente stravagante, perché mai un insediamento può operare con due diversi regimi autorizzatori, uno che fa capo quello speciale alla regione, alla provincia regionale, e quello ordinario alla regione, nasceva e si ingrandiva la Eco Beach, sostanzialmente sotto un controllo incrociato di due autorità, la provincia regionale e la regione, e senza che nessuno effettivamente controllasse. Eppure era una società di assoluto rilievo. Nel luglio del 2015 veniva iscritta all'albo nazionale dei gestori dei rifiuti. E i primi accertamenti di tipo specifici da parte del NOE verificavano il legittimo smaltimento di rifiuti da parte di Eco Beach con riferimento al tipo di rifiuti che la società poteva gestire in base alla caratterizzazione dei rifiuti e codice CER, si tratta di codici europei che indicano la qualità e la quantità dei rifiuti che possono essere smaltiti. Alle modalità di smaltimento sono stati accertati casi di interramenti, casi di incendio di rifiuti e anche di rifiuti non solo speciali ma anche pericolosi.
E nel corso degli accertamenti che portavano all'acquisizione di documenti si è anche accertata la commissione di reati di assoluta carattere sociale, quali il traffico di rifiuti. Il traffico di rifiuti è un reato che è stato inserito nel 2018 nel nostro codice penale, il 452 quadres, e che prevede un'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti che ha, come dire, corroborato la tutela penalistica che in materia ambientale prima era considerata quasi residuale, rilasciata a previsioni contravvenzionali e quindi a figure incriminabili certamente meno gravi. Le indagini che hanno consentito l'accertamento di questo tipo di reale, un accertamento di tipo documentale, passa attraverso i MUDA. I MUDA sono delle dichiarazioni, dei documenti, un modello unico di dichiarazione ambientale che i gestori di rifiuti devono compilare per documentare la cessione, l'acquisto, la provenienza dei rifiuti e per, come dire, per consentire di percorrere la trafila che fanno i rifiuti una volta che vengono prodotti, per seguirli nei loro percorsi fino al riciclo o allo smaltimento. Così si è accertato che dal controllo incrociato dei MUDA, dei soggetti acquirenti e venditori dei rifiuti, che Evo Beach trafficava illecitamente i rifiuti attraverso anche un reticolo di società che poteva montare collegate a Evo Beach, tra cui il quartiere del Sole, il cui amministratore era Mastro Gaetano, e socio di maggioranza era Gini Romolo, FMG ed il Federica e Ofelia, amministrata da Mona Montefeltro. Questo accertamento su Ofelia, che è altra società di assoluto rilievo tra le imprese ambientali, ci ha portato all'evidenza del secondo episodio di traffico di rifiuti. Analogamente a Evo Beach, anche Ecoferia, facendo riferimento a società vicine quali Ecoambiente e Vast Green, trafficava illecitamente i rifiuti, falsificando i MUDA e quindi rendendo impossibile la ricostruzione del percorso dei rifiuti. Ho accennato al sistema autorizzatorio inizialmente e alla concomitanza di controlli da parte della provincia regionale e da parte della regione, e ho detto in realtà questo concentramento di controlli poi disvelava una mancanza assoluta di controlli o perlomeno un controllo espletato su falsi presupposti. Bene, questo è stato possibile e le indagini di questo lo hanno accertato grazie al contributo di un pubblico funzionario della provincia regionale di Messina, Eugenio Faraone, funzionario ispettore della stessa direzione ambiente di Messina. Le indagini consentono di ritenere che la compiacenza del Faraone nei controlli e nelle false attestazioni, quelli che erano i documenti che poi confluivano nel procedimento finale che era regionale, e risalga a sei prima del 2017, anno in cui cominciano i controlli da parte del NOE su Evo Beach, ma che risalgono addirittura ai primissimi anni, quindi fino a prima ancora del 2015, quando proprio Evo Beach comincia l'attività. E il ruolo fondamentale di Faraone nel seguire, nel consigliare non solo Savio Venerino, ma tutti gli imprenditori che sono stati vicini a Savio Venerino e a Monaco, e quindi a Ofelia, Evo Beach e Ofelia, nella realizzazione di questi grafici, hanno consentito di individuare un doppio ruolo di Faraone, e cioè certamente quello di un soggetto corrotto che riceveva utilità da Savio e dai sodali per appunto le sue compiacenze, e utilità che erano sia in denaro, rappresentate da denaro, ma anche da cene, pranzi e regalie di tipo alimentare. Ma anche che lo stesso abbia svolto, proprio per la continuità e quindi per la stabile strumentalizzazione della sua pubblica funzione, che è snaturata dai principi di legalità, è stata messa a servizio di questi imprenditori, ha consentito di configurare anche un ruolo del Faraone nell'associazione che è stata
configurata e quindi renderlo stabilmente integrato nel sodalizio che ha consentito la realizzazione di questi grafici di rifiuti e di una serie di reati ambientali, quali appunto si è detto, tutti connessi con lo smaltimento dei rifiuti. Io mi fermo e vi ringrazio. La mia è una riflessione che prescinde dall'attività investigativa, per cui è chiaro che hanno già diffusamente tagliato l'autorità giudiziaria, ma presente che io ringrazio per la sua attività di direzione, di coordinamento puntuale, attento e soprattutto qualificato, perché non è una materia facile questa, una legislazione molto complessa, e del resto anche il titolo sesto bis del codice penale sta cominciando, diciamo così, adesso a vedere i suoi frutti dopo 4-5 anni dalla introduzione di una serie di diritti ambientali che prima non erano previsti. Noi del Comando Tutela Ambientale, al di là diciamo della soddisfazione per aver portato a tempo un'indagine complessa, traiamo da queste vicende ovviamente alcune riflessioni che poi valgono non solo sul campo locale ma anche sul campo nazionale, e siamo sempre più convinti, e questa indagine lo dimostra, che in numerose regioni d'Italia abbiamo una costante emergenza, che si dice emergenza dei rifiuti, del ciclo dei rifiuti. Questa emergenza comporta evidentemente la possibilità di illeciti sempre maggiore rispetto alla complessità dell'emergenza stessa. In realtà non è solo un problema evidentemente di legislazione che possa essere più o meno, tra virgolette, diciamo flessibile, coerente, sviluppata secondo le dinamiche che noi viviamo a livello nazionale e purtroppo sempre più spesso internazionale, perché numerose sono le nostre attività che riguardano traffici transfrontalieri di rifiuti, ma si tratta chiaramente della riflessione che indica che la mancanza di strutture, la mancanza di un ciclo di rifiuti definito